Ehi, amici del web, buongiorno. Siamo in questa calda estate e oggi mi stavo fumando una sigarettella. Ho guardato il pacchetto e mi sono reso conto che dietro il pacchetto c'è un numero verde per smettere di fumare. Ho detto: wow, questi fanno i miracoli! Chiamiamoli, chiamiamoli, già li stiamo chiamando. Po. Po. Pronto? Salve, buongiorno. Salve, la sento un po' male, mi scusi. Ok, Io la sento bene, salve. adesso la sento bene. Salve, buongiorno. No, io fumo molto, fumo circa una 20 sigarette al giorno. Ho visto il numero verde, ho detto chiamiamo. Ok. Come mai ci chiamo? Perché vorrei smettere di fumare. Ok, e da quant'è che sta, insomma, riflettendo su questa possibilità? No, no, non ci ho mai riflettuto. Oggi ho visto il numero, ho detto. Ma proprio adesso, così, sul momento. Vediamo che succede, se mi possono aiutare, che questo Sì, ovviamente occorre anche una riflessione, no? Rispetto alla possibilità di smettere di fumare. Cioè, nel senso che sicuramente noi la possiamo aiutare, noi come Telefono Verde, e poi ovviamente ci sono dei centri antifumo che possono aiutarla a smettere di fumare. tipo il San Patrignano delle sigarette, diciamo. Beh, diciamo vabbè, non addentriamoci su queste tematiche. Immagini che smettere di fumare è un percorso che idealmente dura un anno circa, più Ok. o meno. Questo è chiaramente, tutte le cose che le sto dicendo sono basate su delle evidenze scientifiche, cioè degli studi effettuati tutto il mondo, no? Su diverse culture, diverse. Per valutare effettivamente qual è il metodo che ha Funziona più meglio. No, io però efficacia. stavo pensando un'altra cosa. Oh, scusami se magari ti può sembrare una sciocchezza, però io mo, mi volevo fumare la sigaretta. Ho visto il numero e ho chiamato. Se io ogni volta mi volessi fare una sigaretta, telefonassi per una chiacchierata di compagnia, anche perché mi sento un po' solo. Quindi ogni volta che fuma una sigaretta ci chiama? No, al posto di fumare la sigaretta, facciamo una chiacchierata tipo Lei ci seduta. può chiamare tutte le volte che vuole, ovviamente. Quindi Ok. se lei pensa che questo possa aiutarla, comunque ovviamente non è più un trattamento, diciamo, per smettere di fumare, ma ovviamente, come dire, quello che dice lei, una situazione di sentirsi ascoltati, no? Ok, eh sì, no, ma colpa Può no, so io sono un po' particolare. distoglierla, diciamo, in quel momento dall'impulso, no? Di accendere la sigaretta, Sì. come ragionamento ci può stare, no? Poi ovviamente sarebbe proprio utile che, visto che c'è questa condizione, un po' di solitudine, se la cosa magari va avanti per più di qualche settimana, eccetera, magari poi possiamo orientarla verso magari consigliarle, no? Di sentire magari uno specialista, no? Magari Ok. partire dal suo medico di base, magari una consulenza psicologica, no? Lei quante sigarette fuma? Sulla ventina. No, Sulla ventina significa 20 o 30 o 15? no, no, di 17, 18. Ok, quindi che fuma? La sigaretta confezionata oppure quelle rollate? Camel, in pacchetti. E quanti anni ha? 23. Allora, quindi 23 anni, a che età ha iniziato a fumare? 16. No, Ok. È uno studente oppure lavora? Che lavoro, lavoro, lavoro. lavoro svolge? Cameriere. Ok. E che studi ha fatto? Liceo linguistico. Ok, liceo linguistico, è già diplomato quindi, no? Sì, sì, Giusto? sì, 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 sì. Ok. Allora, guardi, io intanto le do una guida da scaricare Ok. e la può trovare su un motore di ricerca, su Google, insomma, qualsiasi motore di ricerca, e può scrivere queste cinque parole: smetto di fumare, Ok. poi ISS, che è la sigla, sta per Istituto Superiore di Sanità, l'acronimo, e poi guida.
cinque parole. Però posso fare un appunto? Non mi piace la parola istituto superiore, sai, che sembra tipo, non lo so, Hitler. Non ho capito, scusi, non ho capito. Istituto superiore, sembra tipo Hitler. Sembra tipo Hitler. Ah, no, questa era una mia battutina, vabbè, però questo superiore. Purtroppo non l'ho deciso io. Ok, cioè, no, lo so, volevo un po'... Non ho mai sentito parlare, ma anche ad esempio lei andava a scuola, no? Sì. Quelli si chiama, come si chiama? Istituto Superiore, no? Istituto Superiore, esatto, è anche là. Esatto. Cioè. Quindi le ricorda, diciamo, altre epoche. Esatto, beh, epoche buie. Diciamo che comunque è un organo comunque tecnico-scientifico che fa consulenza per il Ministero della Salute. Quindi si chiama così. Okay, okay. Che non le piace. No, ti ringrazio. Prego, allora se dovesse aver bisogno ci può ricontattare, se poi decide insomma, di smettere di fumare e poi se ci vuole anche chiamare per appunto per parlare, noi comunque siamo sempre ben disposti. Grazie mille. Prego, arrivederci. Ciao, bocca ciao lupo, grazie. Arrivederci. 10 minuti, voglio 10 minuti, cioè mo fa caldo, io mi aspettavo che era una stronzata, io mi mandavo subito a fanculo. E niente, smetterò di fumare da adesso. Grazie, grazie l'amico mio.